L'idea nasce anni fa da un gruppo di operatori e anche di genitori ai quali è stata proposta questa struttura, all'epoca una struttura abbandonata dalla parrocchia di Santa Sofia. E vedendone le caratteristiche abbiamo subito pensato che poteva essere l'inizio di una grande esperienza che preparasse i ragazzi al lavoro. Allora, Tatiana si trova a Padova, via Santa Sofia, sino della chiesa di Santa Sofia. Come genitori, una delle grandi preoccupazioni che noi abbiamo è quello di pensare al futuro dei nostri figli. E ovviamente per un ragazzo, per gli altri figli normodotati, diciamo, è un'operazione un pelino più semplice, però qui partiamo con una difficoltà in più. Allora, i nostri ragazzi all'interno della struttura svolgono diverse mansioni. Qui alla Dadiom ci sono tre compiti da fare: servizio con la stazione, riordino stanze e pulizia generale. Quindi la mansione principale potrei dire quella di accogliere i nostri clienti. È un'accoglienza molto particolare che avviene soprattutto durante il servizio colazione. Un ragazzo si occupa principalmente della gestione e organizzazione degli alimenti, quindi dei prodotti da servire, e un altro dei ragazzi invece si occupa di interagire con il cliente, servire tavoli e raccogliere tutte le informazioni che sopraggiungono dall'ospite. Qui a Tatti Home siamo in tre informazioni e una persona è dipendente. È difficile perché loro ovviamente hanno delle difficoltà e non sempre il mondo lavorativo riesce a porre i giusti aiuti, i giusti filtri per far sì che il loro ingresso e la loro inclusione sia un'operazione soddisfacente. Uno dei nostri obiettivi è proprio quello di responsabilizzarli in quello che fanno. Ciascuno di loro ha anche delle mansioni specifiche che gli permettono appunto di raggiungere un certo grado di responsabilità rispetto a quello che devono fare. La cosa più importante che credo i ragazzi abbiano imparato da me è l'essere quanto più possibile precisi e organizzati, perché è una caratteristica che mi contraddistingue anche nel mio modo di lavorare, quindi penso che sia la cosa che ho cercato di trasmettere di più loro. Non dimentichiamoci però poi che oltre alla casa e al lavoro ci sono anche le relazioni sociali ed affettive. Una vita non può essere fatta solo di lavoro. Nel rapporto con i clienti la cosa che mi è piaciuta di più è stata incontrare un artista molto importante che mi ha regalato una cartolina con una dedica per me. Inoltre sanno di dover arrivare puntuali, che non è una cosa scontata, che si acquisisce comunque con il tempo, entra proprio come un aspetto di responsabilità proprio. Indossare quotidianamente una divisa che sia ordinata, precisa, in modo tale che siano adeguati al rapporto con il pubblico. In futuro che io voglio è essere un cameriere e a servire alle persone nuove. La cosa più bella che ho imparato dai ragazzi è sicuramente la determinazione, l'avere un obiettivo da raggiungere e non arrendersi di fronte a nessun ostacolo. Quando la mia formazione finirà, qualcosa che mi aspetta, non lo posso dire. E le possibilità che abbiamo visto noi, ma non solo noi per fortuna, ma anche le persone che in fondazione ci hanno condotto, ci ha portato a quello che adesso è lo splendido risultato che riusciamo ad avere con i nostri ragazzi che ci operano all'interno.